Lunga vita al vostro imperatore Kendall! E benvenuti ragazzi in un nuovissimo video della vita in città! Mi raccomando, se non avete ancora lasciato un mi piace, fatelo! Nello scorso episodio abbiamo creato con non poca difficoltà la bambolina voodoo, che come potete ben vedere raccoglie l'energia vitale di alcuni mostri e ha una capienza di 200. Per raccogliere l'energia vitale devo tenerla in mano e semplicemente uccidere degli zombie oppure degli scheletri, dei pesci, dei creeper, non importa. Quel che è importante è che questa energia vitale noi la utilizzeremo per creare le magie del necromante. Ma prima di poter creare le magie del necromante avremo bisogno ovviamente anche della staffa del necromante. Quindi ci servirà una testa di scheletro, che so già come ottenere, un lingotto di nederite, vabbè, della sabbia delle anime compressa che non sarà un problema, e un osso. Quindi i due pezzi veramente difficili da ottenere sono lingotto di nederite e testa di scheletro. Per la testa di scheletro però ho avuto un'idea geniale. Allora, sicuramente tutti quanti sapete che Marci ha un martello che spara i fulmini. È letteralmente il martello di Thor. Quel che posso fare è farmi prestare il suo martello e non appena vedo un creeper lo rendo supercarico. Sapete bene che infatti l'esplosione di un creeper supercarico su uno scheletro gli fa droppare la testa. In questo modo è perfetto. Riuscirei a ottenere la testa e dopodiché mi devo solo far fare il lingotto di nederite da Steph per fare la staffa del necromante. Voilà! Ma avrò bisogno anche di tanti mostri da uccidere per ricaricare la bambolina voodoo. E ho come l'impressione che non posso più entrare nel Nether, visto che nello scorso episodio stava crashando praticamente tutto. Oh, ma che è? Hanno tutti bisogno di Marci! Marci, mi servi anche tu. Cioè, anche a me. Io faccio una proposta, invece che pagarti 12 va bene 10. Cioè, così tanto. Non ti fidare, non ti fidare, Xiao! Ti stai facendo fregare? Perché? No, no, no. No, no, no. Noi siamo amici per la pelle. Sto scherzando. No, 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 non mi Quindi, sta ti va bene o no? Sì, dai, va bene. Dai, va tanto. Bene, a posto. Ne aspetto altri tre allora. Anzi, Xiao, dammi tutti assieme. Scherzando, sto diventando il più ricco della serie. Sì, veramente, guarda. Ma non è vero, ma c'ho 16 d'argento, ma cosa dite? Oh. Mettimeli, mettimi nella casella postale quando ce le tutte 8, dai. Nella casella postale? Salve. Sì. Quando? Che sta prego, succedendo? Quanti siamo? Io volevo parlare con Carli. Esistono anche altri canali. Non so, magari potete spostarvi. Marci, io devo chiederti un piccolo favore. Ok. Crasha. Allora, il tuo martello spara fulmini, giusto? Sì, allora, non è che spara fulmini. Praticamente, quando è piccolo, vedi, questa è l'abilità grande. Oh. Quando è grande, gigante. Okay. Quando è piccolo, tu puoi lanciarlo. Guarda, proviamo su Xiao. Vai. Vedi? Che figata! Non l'avevo mai visto. Ok, però scusa, funziona anche sui creeper, giusto? Lo potresti sì, rendere supercarico. Sì, però deve piovere, ti ricordo. Dovrebbe Dammi piovere. Dammi la moneta d'argento. No, senti, guarda. Deve piovere. No, basta! Mi sembra che debba piovere per farli diventare caricati. Non ne sono sicuro. Ah, vabbè, di ma se cosa. Ha funzionato con Xiao anche senza pioggia, dovrebbe andare anche senza pioggia. Ah, è vero, sai. hai ragione. Che cazzo fa questo? Allora, siccome a me serve la testa di uno scheletro, l'unico modo per ottenerla è facendolo esplodere da un creeper supercarico. Sì. Sì, esatto. Sì. Me lo potresti prestare? Se vuoi te lo pago, Bisogna pagare il contratto di affitto. Va bene. Un oro all'ora sono. Quanto? No, scherzo, te lo presto gratuitamente, ci mancherebbe. Guarda, se vuoi ti do la mia spada, ma in realtà mi serve, quindi... No, no, tieni tutto. Mi spieghi poi me lo come dai funziona? La che devo fare? Col tasto adesso tiri, prova. Tiralo. Ok. E adesso lascia. Ok. E invece se devi ammazzare le persone devi schiacciare la U. No, no, vabbè, tanto c'ho la mia spada per quello. Ok, è vero, hai ragione. Perfetto. Quindi per lanciare il fulmine è solo quella roba lì. Allora, aspetta, guarda, siccome sei stato molto gentile, tieni. Ok, grazie mille. E poco e niente, però. Vabbè, apprezzo, considerando che ho pochi soldi. Grazie. Va bene, grazie ciao, Marci, mille. Ciao. Vabbè, mentre Carli è crashata, ci parlo io con questi ragazzi. Ciao. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Ciao. Approfittiamo del fatto che Carli si è crashata. Infatti, Carli, che fine ha fatto? Dovrà chiedermi qualcosa. È esploso il computer, non si sa. Ragazzi, allora, voi mi avete detto che esistono orecchini, anelli, collane. Non possiamo fare niente. Come non potete? Perché? Perché non abbiamo nulla. Siamo poveri, siamo senza Dobbiamo mazzo. Dobbiamo andare in miniera Dobbiamo adesso, craftare però. Qualsiasi cosa possibile e immaginabile, quindi non ti vendiamo niente. Ma dai, ma scusa, ma qualcosa la però potrete fare. Posso dirti questo. Sì. L'orecchino ti permette di fare più 2 attack damage a qualunque unità, ok? Entità. Quindi entità, e più 5 se sono i demoni, quindi durante i raid sono fenomenali. Ok. Se ne metti 2, invece... Sì, diventa più 10 sui demoni, più 4 su tutte le entità, ma dà pure fuoco a qualunque attacco tu fai a chiunque.
Quindi qualunque tua sparata dà pure fuoco. Ma perché stai cercando di vendermelo se non ce l'hai neanche? Perché bisogna desiderare ciò che non si può avere. Vabbè, vita. Ma io lo voglio, prima o poi te lo comprerò, te lo giuro. Okay. Però ascolta, allora, abbiamo un problema. A me serve, prima di tutto, una cosa molto preziosa che so che voi odiate prendere. La netherite. Esatto, un lingotto. Ok. Me ne serve uno solo, quindi non è neanche tanto. Mi servono tra 5 episodi, poi. Cosa? No, no, tranquillo. Vabbè, poi. Ragazzi, prendetevela con lui. Dopodiché mi serve... Sono pronto. Tante pietre delle anime. Ok, ne abbiamo 4. Bene. A quanto me le fai? E quanto era? Non mi ricordo più. Non le compri da 100 anni. Era 20 per 4, 8. Non era 20. Fine. Ok, allora aspetta. Facciamo... Non ce li ho adesso. Come non ce li hai? Andiamo a casa e facciamole. Ok. Non le faccio tanto tempo. Che rompiscatole sto ragazzo. Ma scusami, ma come rompiscatole? Ah, l'unica cosa positiva qua è che si corre come dei matti, finalmente comodissimo. Allora, ascoltami un attimo. Mi dica. A te serve un'altra cosa, giusto? Mi serve una cosa. Tu mi hai proibito di andare nel Nether a fare i miei livellini. Sì, perché non è che ti ho proibito. No, no, me l'hai proibito. Server stava esplodendo tutto e il Nether è uno certo, dei problemi. Certo, diamo la colpa a me. Ok, giusto. Come giusto, ma no? Ti ho proposto una soluzione. Esatto, e mi piace. Ok, allora funziona. Aspetta, in questo modo. Lento. Ma come fate a essere così veloci? C'è la speed in varie zone. A me non me l'ha presa. Non te l'ha presa. Allora, funziona in questo modo. Noi possiamo craftare una chiave, ok? Sì. Che ti porta in un dungeon custom dove devi killare un tot di mob prima di evocare il boss. Dopo che muore il boss ricevi delle ricompense. Tra queste ricompense, tra l'altro, esistono dei potenziamenti per l'armatura di fere e per la mia spada. Quindi potrei trovarvi delle robe da vendervi. Esatto. Ok. La cosa bella è che uno di questi dungeon sono 300 mob più il boss. Quindi mi ricarico anche l'energia della bambolina voodoo. Esatto. L'altro invece è 500 più boss. Ma non hai neanche idea di quanti livelli di esperienza fai. Cioè sono tipo 70 livelli di esperienza ogni volta che allora, lo fai. Allora facciamo quello da 300. Perché non so quale dei due. Ah, Fede, ti ricordi se è il tuo o il mio? Il mio era più facile di quello di Fede. Sì. Dammi quello perché facile. I mob sono meno forti. Anche perché ho paura di morire conoscendo forse guerra. Forse è meglio il tuo. È divertente però, ti divertirai. Allora, vabbè. Devo mettere la Star Ruby al centro e i lingotti tutti attorno. Non si faceva così. Beh, mi verrà a costare questa cosa, vero? Non credo, cioè glielo vuoi far pagare? Era con lingotti. Sì, sì, me lo farà pagare. Con i blocchi, Steph, con mi i pare. Blocchi. Con i blocchi. Costa allora, ecco. Ecco qua. Allora, ne approfitta sempre. Intanto do a Fer 80 d'argento, tieni. Ok. Per le pietre delle anime. E eccola tu qua. Fai il tuo lavoro. PS, quanti soldi avete? Allora. Non lo vuoi sapere? No, perché io ne avevo tantissimi, ero convinto di essere il più ricco. E poi mi hanno detto, Steph e Fer ne hanno 17. Al momento 18. Ecco, perfetto. Vabbè, io sono arrivato a quello che c'è in giro, in realtà 20. Io sono arrivato a quasi 10 di oro. Ok, sì, tra un po' noi compriamo la città. Allora, io la chiave te l'ho craftata. Sono 8 blocchi d'oro più uno Star Ruby. Lo Star Ruby te lo posso fare anche a 5 d'argento. Quindi perché sono 55 d'argento. Lo gestiamo bene. Esatto, ha fatto un calcolo lui. Fere, stai prendendo tu i soldi? Sì. No, okay. No, me li ha dati prima Kendall. No, ma gli altri 55 perché ho visto Kendall lanciarli e sono spariti. No, no, non ce li ho. Non ce li ho. Non li ho lanciati, ce l'ho io. Ah, li ho visti volare. No, no, non ce li ho. Ok, perfetto. 55. Allora, la chiave te l'ho data, giusto? Sì, come funziona? Clicco e basta? Allora, praticamente clicchi, ti fa vedere tutto quello che puoi droppare. Poi fai tipo start dungeon e ti teleporta. Ho capito. Però aspetta, però gli non dobbiamo dare ti le esatto, delle le pietre sì. delle anime, sì, quindi sì. aspetta. Carly, allora, dovrai ridere aspettare. Che Carly sta facendo la fila. Esatto, poverina. Scusate, io ho sentito che qualcuno qua ha 10 di oro. Steph. Sì, sì. Steph ne ha ragazza 17. 10 di oro, noi ne abbiamo 20. Da lui puoi chiedere. Allora, tenga 4 pietre. Perché c'ho il cavolo di magnete nella mia vita? Vieni. Allora, fermi tutti, le uso qua con voi. Vai. Pronti? La prima va. Fallita. No, va. Poi. La seconda va. Fallita. Okay. Oh, porca miseria. La terza non va. Fallita. Ok, avevo ragione. La quarta non va. Oh! Oh no, salve una. Ragazzi, G6. Bene. Bello. È una tortura finirlo comunque. Esatto. Non ce la faremo mai. Vabbè, grazie e ciao. Ciao. Carly, poi ho bisogno di te. Spero che non schiacci no, nel dungeon. Dammi i soldi. Ma che so, ci vediamo dopo. Minaccialo. Ciao. Direi che è arrivato il momento di comprare un bel po' di cibo da Mark, visto che devo andare in un dungeon piuttosto pericoloso. Quindi facciamo che spendo una ventina. Ma sì, dovrebbe bastare, giusto?
Alla fin fine comprerò praticamente solo pancake. Mark, grazie a me, sta diventando ricco. Ma ricco proprio sfondato. Guarda quanti ne sto comprando. Cioè, gli ho comprato tutto un negozio. No, dai, così basta. Gliel'ho finiti. Non ne ha più. Non ci credo. Allora, questi li ritrasformiamo in argento. No, aspetta, in argento. Ok, e li mettiamo qua. E adesso devo andare anche da Carly, perché tra non molto ci sarà la prossima invasione e la mia zona non è protetta abbastanza bene. Quindi, Carly, vieni ai negozi. Oh, oggi ragazzi, tante compere. Cioè, ho già speso una moneta d'oro. No, ma che dico, molto di più. Ne ho spese due. Vieni tu al pub. Ma tu lo sai che questo non è il pub, vero? No, vabbè, non lo sapevo. Tendo un attimo qua in linea, devo craftare un attimo una trappola così mi tolgo una commissione importante. No, ma io in realtà devo soltanto commissionarti una trappola di quelle arciere. Appunto, aspetta un attimo. Vabbè, scusa. Allora, intanto prepara 33 monete di argento. Quante? 33 monete d'argento. Mamma mia. Ragazzi, i prezzi sono aumentati, cosa vi devo dire? Oh, sei cara pure tu, altro che... Vabbè, tieni, guarda, te l'ho già pagata, tieni. Perfetto, grazie mille, c'è tutto? Sei ricca adesso, sì, c'è tutto, non ti fidi. Ho quasi, quasi una moneta d'argento, quasi. D'oro? D'oro, sì. D'oro. Cioè, tu al decimo episodio hai già una moneta d'oro? Se vuoi commissionarmi un'altra trappola... No, 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 una basta e avanza per ora, vai, falla. Va bene così. Ma, oh, allora, un attimo di attesa. Prima devo craftare quella di Marci, poi devo chiedere l'altra legna a Xiao. Quindi non riuscirò a fartela avere per questo episodio, sicuro. Vabbè, capito? Allora ciao. Allora ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Allora ragazzi, credo sia arrivato il momento di entrare all'interno del dungeon. Ho un po' di paura, sinceramente. Ricordiamoci che devo anche ricaricare la bambolina voodoo, oltre a fare i livelli. Vabbè, se non altro, a cibo sono messo bene. Oh, idea! Mi posso craftare l'anello del potere. Mi verrà a costare un po'. Però ragazzi, i soldi ce li abbiamo, spendiamoli. In questo modo guadagno 5 cuori in più e non solo. Anche qualche secondo di forza 3. Tecnicamente, sto dungeon lo dovrei letteralmente sciogliere. Allora, mi servono 4 blocchi di gold, poi diamante e smeraldo. Ce l'ho già. Il gold costa 5. Aia, oh, oh. Aspetta un attimo, ma io prima a Steph ho dato 55 per il gold. Steph, mi devi ridare 20 di argento. Ti ho pagato troppo per la chiave. Il tuo gold costa 5, pensavo costasse 10. Allora, trasformiamo sta moneta in argento. Sono in miniera, me lo ricorderò. Allora, mi servono 20 d'argento. 1, 2, 3 e 4. E torniamo a casa. Allora, abbiamo detto uno smeraldo e altri 4 diamanti. Se non sbaglio il crafting era esattamente così. E voilà! Anello del potere! Ragazzi, direi che sono pronto. Prendiamo sta chiave, ci clicco. Allora, questo dungeon ha una difficoltà leggermente inferiore alle missioni di grado A. Ah, vabbè, ma allora è facile. E questi sono gli oggetti che posso ottenere. Posso droppare le pietre delle anime? Si va. Si va subito. Wow! Che è sto posto? Ma che spettacolo! Oh mio... No, ragazzi, mi metti i brividi. Mi fa paura. Però tecnicamente non dovrebbe essere troppo difficile. Ok, iniziamo. Sconfiggi 250 nemici. Ma che cavolo? Ah, ma così proprio? Cioè, arrivano tutti insieme? Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ce la posso fare. Allora, anello del potere. E usiamo la nostra forza. Porca miseria, che forti che sono. Ok, non fanno malissimo, per fortuna. Dovrei riuscire a reggerli perché... Ricordatevi che sono comunque dei mostri... inferiori al grado A. Però sono tosti. Oh, se reggono. Guarda, guarda come mi buttano giù. Ok, siamo a 4 livelli. 4 livelli. Mangio un pancake. Ai ai ai. Proviamo a ricaricare la bambolina. Mi tolgo lo scudo. Ricordiamoci che però se sono in fin di vita devo rimettere lo scudo, assolutamente, perché c'ha immortalità. Così almeno guadagno una vita in più, come se fosse un totem. No, sì, ciao, raga. Ma ci metto una vita a ucciderli, anche se io sono potentissimo e fortissimo. Ma come cavolo è possibile sta roba? Quanti li uccisi? Dai, un po' li avrò uccisi. Sì, 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 esatto. Ho trovato il metodo. Mi basta mettere aura della spada e vi sciolgo tutti quanti, più o meno. Sì, 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 gli tolgo molto, gli tolgo molto. Aia, fanno male, fanno male. Un tempo questi mi avrebbero aperti in due. E adesso ne reggo 250 alla volta. Sono diventato il maestro supremo, l'imperatore mago più potente del mondo. E ancora non posso neanche usare la mia magia. Ma il fatto che ancora non mi abbiano droppato nulla, e tecnicamente dovrebbero dare pietre delle anime, argento, non è che mi piace molto.
Vengo sballonzolato a destra e a sinistra. Aia. Bambolina voodoo. Così ricarichiamo anche la sua energia. Ricordatevi che era a 13. Adesso è a 18. Sale troppo lentamente. Ok, tecnicamente adesso posso usare di nuovo l'anello. Usiamolo, grande. Ci abbiamo qualche secondo di forza in più. Guardate come mi sballonzolano a destra e a sinistra. Sono diventato una pallina da ping pong. Ragazzi, manca pochissimo. Sono riuscito a ricaricarmi un bel po' la bambolina senza rischiare troppo la vita. C'ho 33 livelli. Guardate quanto manca, uno sputo. Ma non è per nulla facile. Steph e Ferre mi avevano detto che sarebbe stato facile. Col cavolo, sono potentissimi questi. Ai. Ho finito quasi tutto il cibo. Dai, non vedo l'ora di poter usare di nuovo l'anello del potere. Credo restino giusto un paio di mostri. Aura della spada, ucciso. Ce l'ho fatta. Round finale, boss fight. Ok, fermi. Oh, e chi è? Oh no. Oh no. Oh no. Anello del potere. Rigenera la vita. Chi è sto matto? Ok. Lo reggo. Mi ha paralizzato. Ce la faccio. Droppami una pietra delle anime. Maledetto. Sì. Ce la faccio. Ok, scappa e mangia. Steph e Fer avevano detto che avrei fatto 70 livelli. Ne ho 34. Ma probabilmente perché l'armatura si è dovuta riparare col mending. E quanta vita c'hai. Maledizione. Non posso neanche saltare. Il veleno mi fa malissimo. Ok, ora dovresti morire. Dovrei farcela. Battuto. Complimenti. Dungeon completato. Oh, mamma mia. Ok, mi hai riportato qua. Ragazzi, ho trovato un potenzia equipaggiamento di Steph. 9 monete d'argento, mele d'oro, un botto d'oro. Oh mamma, ne è valsa la pena, sono soddisfattissimo. E siamo riusciti a ricaricare l'energia vitale della bambolina fino a 65. Non ho fatto oltre per il semplice fatto che rischiavo la vita da un momento all'altro. Quindi molto meglio tenere lo scudo. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Però, ehi, e i livelli? Mi sono spariti! Perché? Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!